ringraziamo i lavori dell'Assemblea di Confindustria Verona, Presidente Michele Bauli. Bene, Presidente, tanto grazie. Veniamo all'economia italiana, veniamo all'economia veronese. C'è questa ripresa, è così forte? Lei pensa che, insomma, anzi, che corriamo forse persino il rischio di poterla disperdere? Insomma, ecco, dal suo punto di vista, a che punto siamo? Oggi, diciamo, il problema grosso dell'economia italiana, che forse in generale, è proprio quello della bassa produttività. Oggi siamo nel 2017, il PIL italiano del 2016 è esattamente uguale a quello del 2000, quindi sono passati 16 anni e abbiamo sostanzialmente perso tutti questi anni. La produttività, anche questa, è rimasta costante, addirittura nel periodo che va dal 2008, quando è iniziata l'ultima crisi, fino al 2013 è scesa. Quindi questo problema di bassa produttività non è un problema contingente di adesso che deriva dalla crisi, è un problema che ci portiamo avanti da tanti anni, Non è solo un problema delle aziende, ma è un problema anche di un paese pesante che rende difficile alle aziende riuscire a esprimersi, a investire, a trovare nuove vie di sviluppo. La Banca d'Italia nell'ultima relazione stima che per far partire un'azienda in Italia servono circa 4 mesi. E dice, se riuscissimo a dimezzare questo tempo, avremo un aumento di produttività di circa il 4%, che si tradurrebbe poi in un aumento del PIL di quasi il 2%. Ecco, io questo lo capisco molto, perché noi lavoriamo da anni con l'India. Io in India, ecco, l'unico paese più burocratizzato, più difficilissimo in cui lavorare, per aprire un conto corrente ci ho messo 3 mesi, 3 mesi di moduli che andavano avanti e indietro per l'India, e in quei 3 mesi avrei potuto vendere di più, produrre di più, darla al lavoro, studiare il prodotto, invece sono stato fermo a cercare di ottenere delle autorizzazioni. Verona è un'oasi felice, però ci sono dei problemi ovviamente. Che cosa manca? A Verona sì. Diciamo, allora Verona, siamo arrivati in un periodo, siamo arrivati alla fine di una campagna elettorale. Sì, poi ne parleremo. Perché, se devi dire cosa manca, a Verona è vero che le cose vanno molto bene, è vero anche che certe aziende hanno subito la crisi, perché obiettivamente hanno subito la crisi. Ci sono delle cose che mi preoccupano e che vanno affrontate in futuro, sono sicuramente la questione dell'Europa, perché vede, l'Europa, abbiamo preso uno scossone con la Brexit, però quello ha risvegliato, diciamo, l'animo un po' più europeo nostro, e allora ecco la vittoria di Macron. E poi dobbiamo affiancare agli investimenti privati gli investimenti pubblici, nel senso un po' keynesiano di far crescere. Che sono quelli che sono mancati. Che sono quelli che sono mancati. Anche a Verona e anche in Veneto. Assolutamente. Cioè, noi parliamo costantemente con le forze politiche locali. Io devo dire, come dicevamo prima, siamo arrivati alla settimana conclusiva, domenica finalmente, devo dire, ci sono le elezioni, cioè l'ultimo secondo turno per l'elezione del sindaco. E io al sindaco vedo un parallelo con il presidente. Al sindaco, la sindaca. Sì, io parlavo in termini generali, perché dopo. Ma io vedo un parallelo con l'imprenditore. Noi riceviamo un'azienda, o facciamo un'azienda, che è un patrimonio, che è un bene fatto di persone, fatto di cose, e cerchiamo di farla crescere con un'ottica di lungo periodo. Ecco, io, a me piacerebbe che chi diventerà sindaco o sindaca di Verona, siccome riceve da noi questa città, riceve il nostro bene più grande, che è una città splendida, una delle più belle città del mondo e una delle più forti città italiane. A me piacerebbe che il sindaco prendesse in carico questa città con un'ottica strategica di lungo periodo e quindi mantenesse, guardasse la città per quello che è, una città di buon senso, una città di valore, aumentasse il valore di questa città, troppo spesso lasciata
a manifestazioni, che per carità riempiono una città ma non di valore, e vorrei che quindi questa si concentrasse sulla strategia di lungo periodo e poi magari mettesse le competenze nei punti chiave della città. Sono ottimista, mi hanno sempre detto che il pessimista al limite fa la figura del menagramo, ma l'ottimista fa la figura dell'ingenuo. Io preferisco essere ottimista, però avere la voglia di fare le cose, assolutamente. E noi lo siamo. Grazie. Grazie. Intervento conclusivo, il presidente di Confindustria, Vincenzo Pucci. Amici, caro Michele, un grande bocca al lupo da parte mia e di tutta Confindustria per questa bellissima, affascinante esperienza che ti vede e ti vedrà presidente di Confindustria Verona. Partiamo dal video, dallo stupendo video che abbiamo visto insieme, ci ha caricati in termini di emozione e in quelle parole del video e del titolo di questo convegno c'è ciò che siamo. Idee, progetti, immaginare, osare, fare. Di chi vuole passare alla storia per chi lo ha fatto e non per chi lo ha detto. C'è una bellissima frase, mentre ascoltavo Michele, guardavo queste parole che si succedevano dietro di noi, di Anatole Franz, che dice: se nella vita vuoi compiere grandi passi, non devi solo sognare ma anche pianificare. Non solo pianificare ma anche agire, ma innanzitutto credere. E allora vogliamo fare uno sforzo, come dire, in termini di credo, perché Michele pone nella sua risposta alla fiducia del Bortoli uno dei grandi problemi, che è un fattore di competitività del paese, il problema della produttività, che ci obbliga a fare i conti con le nostre criticità, perché non abbiamo più lo strumento della svalutazione. E negli ultimi 15 anni, ahi noi, la Germania ha recuperato 30 punti in termini di produttività rispetto all'Italia. E allora ci siamo chiesti, insieme, con l'industria, tutti noi, e ci siamo posti alcune domande, cioè cosa dobbiamo e possiamo fare noi, cosa dobbiamo e possiamo fare noi e gli altri, sindacati e banche. Quale idea di politica economica abbiamo per il Paese, come affrontiamo la questione europea. E qui abbiamo fatto, diciamo, un percorso che parte da quello che dobbiamo fare noi. Qual è l'industria del futuro dell'Occidente, dell'Italia? Un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di produttività, ad alta intensità di investimenti, eccellenti in ogni funzione aziendale, con relazioni industriali che devono diventare il fattore di competitività al paese e non essere più una questione solo intercategoriale, noi e sindacati, perché la produttività è una sfida del paese. Attraverso lo scambio salario-produttività c'è una direzione da seguire, e in questo, diciamo, la coglie bene Michele quando dice: per la prima volta nella storia recente abbiamo una politica economica che ha una grande attenzione all'industria, la detassazione maggiore dei premi di produzione ci aiutano in questo percorso di scambio salario-produttività. Un'industria 4.0 per una società 5.0, in cui la crescita non è un fine ma una precondizione per contrastare diseguaglianze e povertà. Allora cosa abbiamo fatto? Come abbiamo lavorato? E permettetemi di ringraziare Giulio Pedrollo, nostro vicepresidente nazionale di Verona, nostro past president, perché ha coordinato il lavoro interno ed esterno a Confindustria per le proposte 4.0, e anche, oggi c'è qui, il vicepresidente Stefan Panna, che ha sottolineato l'importanza di avere un'unica politica economica del paese e non più politica economica. No, Michele richiama il polo logistico di Verona e l'idea della posizione geografica dell'Italia rivendica un elemento di orgoglio che dobbiamo fare nostro nei fatti e non solo nelle parole, cioè dobbiamo contrastare l'idea di un'Italia periferia d'Europa e costruire un'idea d'Italia centrale,
tra Europa e Mediterraneo.